possiamo entrare? Allora, questa è casa tua, vivi qua da solo? No, siamo in tre qua, qua ci sono altre due camere, sì, siamo, viviamo qua in tre, stiamo abbastanza bene, sì. Ci puoi vedere un po'? Sì, ecco. Qua c'è la nostra cucina, qua in tre qualche volta un po' un casino, però alla fine stiamo bene. Che cosa hai mangiato stamattina? Abbiamo mangiato qua un po' di fette biscottate, un po' di panini con prosciutto, un po' di formaggio. Questa qua è la mia camera, qua dormo, è anche abbastanza comodo. E qua vabbè faccio un po' di... scrivo qualcosina qualche volta, di allenamenti, di... anche un po' di scuola, che sono sotto le corde lì, sotto il tennis. Io a un certo punto mi sono reso conto che spendevo un po' troppo di soldi solo per le racchette, e poi ho guardato un po' su internet e poi ho trovato questa macchina che costava anche, cioè, tipo 700-800 euro, però alla fine se incordi ogni giorno due racchette, alla fine spendi molto di meno. La metti qua così, la richiudi di nuovo e... la chiudi così e poi praticamente con questa macchina qua si inizia dal centro così, con una pinza che tiene qua le corde così, e poi incordi normalmente, cioè vai qua, tiri, metti l'altra pinza e così tutta la racchetta. 20 minuti sei a posto. Senti, ma in camera hai per caso dei portafortuna, qualcosa, dei poster, delle maglie? Non ho niente, ho solo questa maglietta qua, però non c'ho niente di portafortuna. Altri giocatori ce l'hanno, io non credo tanto in questo, non lo so, sono un po' diverso. Alla fine cioè, è cambiato tanto, perché innanzitutto se guardo fuori a casa mia ci sono le montagne, che qua non ci sono. Poi vabbè, a casa si sta meglio, perché innanzitutto non devi cucinare, non devi, diciamo che non devi fare sforzi strani anche per fare le spese così, però alla fine un piano faccio 18 anni, quindi ecco, anche normale. Stiamo andando al circolo, tu di solito la fai a piedi questa strada? Sì, sempre, intanto sono un minuto a piedi, e anche per quello la casa è comodissima, per questo che non perdi tante energie, e quindi ti sta molto bene per fare intanto 2 minuti, fai il lavoro, vieni di nuovo qua, ti fai da mangiare, quindi zero perdite di energie. Qua sono due campi e poi giù sono due campi uguali, dentro in coperto, però un pochettino più veloce. Però diciamo i campi sono molto simili agli Australian Open, hanno detto i giocatori tipo Djokovic, e quindi alla fine anche preparazioni invernali vengono qua per allenarsi, soprattutto quando piove a Monte Carlo. Mm-hmm. Infatti tu ti sei allenato con Djokovic, vabbè, ovviamente anche con Cioric, immagino. Sì, mi sono allenato con Borna, perché lui si allena qua con Riccardo, e anche con Ole due o tre volte. No, diciamo che molto piacere giocare con loro. È divertente? Qual è la cosa più bella? Ma sentire la loro palla. È divertente giocare con gente forte, per vedere come giocano e come stanno in campo, diciamo quello è la cosa più importante. E poi è più bello averli qua a casa piuttosto che magari incontrarli nei tornei, sul circuito? Eh sì, è bello, perché siamo qua ad allenarsi e poi avere il piacere di poter allenarsi con gente forte, bellissimo, sì.
Dai, allora andiamo a vedere adesso che cosa ci aspetta. È un piccolo warm up, dove iniziamo a muovere un po' i muscoli, facciamo un po' di stabilità, mobilità e poi si va giù e si inizia a giocare a tennis. Teoricamente è seguito da Dalibor, Sirola. Semplicemente adesso si trova in Indian Wells, Miami, insomma negli Stati Uniti con Borna, per cui ha delegato il compito della preparazione a me e agli altri ragazzi della palestra. E così, quindi ci arriviamo tutti i giorni, gioca 3 ore al mattino e poi al pomeriggio ha soltanto palestra, in modo tale da tenere alta l'intensità sia sul campo che appunto qua in palestra. E niente. Gli esercizi la mattina cambiano magari da giornata a giornata o sono sempre gli stessi più o meno? Lui ha 2 tipi di warm up che sono stati disegnati per i suoi bisogni, mobilità, stabilità, lavoro sui piedi, ma più o meno, a parte appunto i 2 tipi diversi di warm up, rimangono sempre gli stessi. Il lavoro invece al pomeriggio cambia tutti i giorni. Potenza, forza, stabilità ancora, ma è relativamente semplice. Poi è facile lavorare con un ragazzo come lui. Quando si tratta di lavoro, perché poi di fatto questo è il suo lavoro, è concentrato al 100%, è veramente va dritto, non c'è niente che si possa mettere tra lui e quello che vuole fare. Però poi quando inizia a prendere un po' di confidenza, è un normalissimo ragazzo, un bravissimo ragazzo, simpatico, ci si può anche scherzare tranquillamente. Quando io sono venuto qua, io sono andato a casa di Luca Cvetkovic. Ecco, lei è la figlia di Luca, praticamente adesso è come una sorella per me. Purtroppo il fratello non è qua, Frano, però ecco, sono come sorella e fratello. Sono venuto praticamente, non lo so, 2 mesi prima di Yannick. Poi è venuto lui, era tipo ottobre, con i genitori. E io lo conoscevo prima, genitori non conoscevo. Era buffo perché loro l'hanno, siccome anche loro soffrivano questa cosa di lasciarlo qua da solo, allora per non fargli capire questo l'hanno lasciato, l'hanno portato a casa, ne sono entrati dentro, si sono presentati 5 minuti e l'hanno praticamente lasciato di là, hanno detto ciao Yannick, ci vediamo, e sono andati via, no? E lui è rimasto giù con noi. Era un po' timido, era ancora piccolo, era ragazzino, aveva 14 anni. Ma di quello che poi dopo ho sentito dai genitori, lui stessa sera, era la cosa bella che lui stessa sera ha chiamato i genitori e gli ha detto guarda, non preoccupatevi per niente, io qua starò benissimo e andiamo avanti. La cosa più bella di lei, di lui, che veramente faceva anche lavori a casa, puliva, prendeva aspirapolvere, domenica sera libero faceva sempre qualcosa a casa. E poi non era mai fermo, perciò gli dicevo sempre a loro anche non date neanche giorno libero perché non lo sopporto, tutto il giorno per casa perché corre, grida, fa di pettegolezzi a tutti, allora è meglio che lavora di là in campo che sta a casa, sì. La cosa che mi ha impressionato più di lui, che non è facile vedere negli altri ragazzi, è che nel momento in quale si è infortunato, una volta facendo atletica è caduto e si è rotto il polso. Adesso non so il periodo, ma non ha giocato tennis tipo 2 o 3 mesi, poteva giocare solo diritto. E lui questi 2 o 3 periodi li ha preso molto seri, ha lavorato tantissimo sul rovescio, sul back di rovescio, lavorava tantissimo sul diritto, non si è mai lamentato, lui si è approfittato in pieno, ha migliorato tantissimo il back, tantissimo i volley, tantissimo il diritto, perché prima il rovescio era il suo forte, allora ha migliorato tutto l'altro e è uscito fuori dopo 2 mesi che giocava meglio a tennis di prima. A me non mi interessano i risultati, per me è importante chiaramente che lui migliori fisicamente, migliori tennisticamente, ma anche come ragazzo. Il classico esempio è quando c'era il campionato italiano a Sanremo, qua tutti i maestri volevano andare a vedere Yannick, invece per me la cosa migliore è che lui prendesse il suo treno, da qui è vicinissimo, sono 10-15 km, è andato e ha giocato in tutti i campionati italiani da solo. Quello che noi cerchiamo è soprattutto di non risolvergli i problemi, ma di creargli i problemi. Questo secondo me è un processo di crescita, soprattutto a età giovanile, fondamentale. Adesso andiamo giù ai campi in terra e adesso iniziamo...
diciamo, la prima parte del giorno finalmente si gioca un po' a tennis. Tu hai scelto di fare il tennista e smettere di sciare perché ti piaceva giocare. Sì, giusto, mi piace giocare. Sci per me è ormai un divertimento quando sono a casa. Diciamo, gareggiare, a me piaceva andare forte, veloce, però purtroppo non si andava per lungo, perché una gara di sci è un minuto e mezzo, forse due minuti, quindi più che altro che un errore, poi è finita la gara. A me non mi piace tanto, e nel tennis comunque puoi fare qualche errore, magari non nei punti importanti, però diciamo che si gioca molto di più. Let me be the one to keep you safe and warm. Hold you close in a raging storm. Adesso gli mettiamo dei riferimenti e loro devono giocare sulla lunghezza. Sono in quattro. Parlando di Yannick, lui che cosa starà attento? Nella prima parte, deve, come ti avevo detto, deve stare attento alla distanza della palla sul dritto. Sta lavorando su quello. E dalla parte del rovescio invece la mano sinistra, mano destra un po' più aperta, o sbaglio? O mi sono dimenticato qualcosa? No, niente. E poi poi dopo vedrete l'allenamento. Yannick di solito lo mettiamo sul campo di Seppi. Non deve dare come Seppi, ma meglio di Seppi. Quando ho visto Yannick, niente, l'ho fatto venire a Ortisei perché noi eravamo lì a allenarci con Andreas, lui è venuto lì, doveva giocare con Andreas, invece poi ha giocato con me perché Andreas non stava bene, quindi ci ho giocato io e ho fatto un'ora che era meglio se ci giocava Seppi, però vabbè, non importa. Primo professionista era lui. Era a Ortisei. No, se no giocavo con Julian Hall, sì, a Roma, vicino il Pietrangeli. Sei stata la foto del profilo per un po'? Sì, non l'ho cambiato per tanto. Poi era Riccardo che mi ha detto adesso cambia, metti Roger. Prima o dopo il centesimo titolo? No, prima. Sì. L'ho scaldato io per il centesimo. Ma tu non sei tanto social però? No, mi piace vedere ma non mi piace mettere foto. Quello che ho conosciuto io, Yannick, che era un ragazzino piccolino, rosso, con i capelli lunghissimi, magrissimo, però io me lo ricordo leggero proprio, cioè quando giocava proprio leggero, si muoveva veramente bene. Si vedeva che c'era qualcosa di particolare, perché si muoveva molto bene, soprattutto dalla parte del rovescio. E io all'inizio l'ho paragonato a Monfils quando l'ho visto, perché era morbido nei movimenti. Poi portarlo qui è stata un'impresa, perché con Riccardo mettermi d'accordo di farglielo vedere ci ho messo 3 mesi. È stato bravissimo il maestro che lo seguiva, che era Ebi Maier a quel momento lì, con cui io avevo già lavorato in Alto Adige, e gli ho detto guarda, devi farlo vedere per forza Riccardo, perché secondo me ha qualcosina in più. E l'hanno portato qui 3-4 giorni, poi Riccardo l'ha visto, dopo 2 secondi che l'ha visto mi ha guardato e fa: come facciamo ad adottarlo questo ragazzo? Adesso sta facendo tutte situazioni tattiche, dove lui deve scegliere la palla, deve giocare lungo, deve sempre cambiare e deve trovare tutti gli angoli. E la cosa che sta facendo è lui sotto pressione, perché normalmente sulla terra lui deve essere capace di gestire la difesa all'attacco, passare dalla difesa all'attacco. Sulla terra è importantissimo avere un buon bilanciamento nel campo. Era un allenamento buono, cioè dove ho imparato tanto, credo, e poi alla fine
comunque il gioco ho fatto io, cioè comunque provavo a spingere anche se poi qualche volta ho sbagliato. Spesso alla fine del set torniamo ad allenare quello che le giocate che ha fatto e che deve ripulire durante il set. Quindi parliamo delle due o tre giocate che fa e gliele riproponiamo al cesto. Da noi Alto Adige è normale che è un idolo. Poi vabbè, l'idolo più grosso è Roger. Però ecco, per noi Alto Atesini, cioè, lui è quello, diciamo, la prima persona che ha fatto qualcosa nel tennis Alto Atesino, quindi tutti noi lo conosciamo e, diciamo, era un onore di conoscerlo già quando ero piccolino. Questo qua è il campo, il primo campo d'Italia. Ecco, qua qualche volta ci siamo allenati o ci stiamo allenando. Diciamo che è un campo ancora molto molto bello giocare, perché è rimasto un campo fatto bene. Yannick, come ti dobbiamo chiamare? No, come volete, alla fine il valore è uguale, spero. No, io mi chiamo Yannick. Riccardo mi chiama Jan, Andre mi chiama Jan, quindi diciamo ognuno mi chiama in modo diverso, però a me non mi dà fastidio, anzi mi piace. I tuoi genitori cosa fanno? Il mio papà è cuoco, la mia mamma è cameriera nello stesso rifugio, sono in Val Fiscalina, lavorano lì. Diciamo, il mio fratello adesso lavora a Bressanone e diciamo che la mia famiglia per me è molto importante, perché non mi mettono mai pressione, quindi io gioco molto tranquillo, faccio il mio lavoro e diciamo che quando vado a casa mi diverto molto, perché sto anche tanto con i zii e i cugini e faccio sempre qualcosina con loro. So che tu sei molto legato a tuo fratello, giusto? È una storia anche un po' particolare. Sì, allora lui, cioè il mio fratello è stato adottato, lui ha 3 anni più di me, e sono molto, molto contento di avere un fratello, perché parliamo di tutto, no? Giustamente. Cioè del lavoro, cioè praticamente di tutto, e quindi diciamo per me è molto, molto importante avere un fratello, sì. Felice che tu sei qua, ti segue, sei contento? Sì, ci chiamiamo continuamente alla fine, sì, lui è contento, io sono contento per lui e lui è contento per me, siamo una squadra. In casa si parla tedesco, il nostro dialetto, diciamo. Italiano, da noi le scuole ci sono anche le scuole italiane, però diciamo io ho fatto scuola media che era ancora tedesca, poi ho fatto la superiore italiana, cioè sto facendo italiana e diciamo che impariamo le basi in scuola, però ho fatto un po' di fatica quando sono venuto qua, perché non ci capivo tanto. Sì, il primo anno facevo molta fatica e adesso lo parlo abbastanza bene. E quando vai a scuola? Io devo fare gli esami a fine anno e qualche volta ci vado quando sono su, però mi mandano nei tornei, così mi mandano via email per studiare. E mi dice non chiamarmi, perché io sto lavorando e io poi butto giù. Questo è quello che dice la mamma, giusto? Allora, ogni tanto Yannick mi chiama solo quando perde. Quando perde, allora gli dice, la mamma gli dice: Yannick, c'ho altre cose più importanti che il tuo tennis da fare.
Quindi sbrigatela tu col tuo tennis che io devo lavorare. Mi ricordo quando la prima volta che è arrivato da noi il padre lo salutò semplicemente con una stretta di mano, quindi questo diciamo è stato un esempio carino e che rispecchia un po' quella che è stata anche il come è cresciuto Yannick. La prima impressione che ho avuto è che mi sembrava un ragazzo proprio vero puro. Poi nel campo la sua forza fisica, la forza mentale, continuo a capire sempre di più la professione, quindi queste cose così. Dal primo turno di Bergamo fino all'ultimo turno di Trento, della finale di Trento, ho indossato sempre la stessa maglietta, solo mentre giocava, poi dopo no. Ma l'hai lavata? No. No, solo mentre giocava, quindi ecco, diciamo, no, non mi muovevo più di tanto, però sì, questa è stata una cosa simpatica. Poi per il resto è stato tutto molto, molto semplice, la sua routine giornaliera, sì. Io adesso vado a casa, mi riposo un po', forse dormo un po' e poi dopo devo fare atletica. E prima di atletica dobbiamo vedere qualcosina col servizio, col playside. Col playside si vede un po' meglio i movimenti, si vede subito cosa sbagli, cosa fai giusto, c'è un'analisi molto, molto meglio. Dopo che lui ha giocato Adria, metteva dentro il 42% di prime e ha perso 6-4 al terzo da Machenko e quindi c'era da cambiare qualcosa sul servizio e abbiamo cambiato il fatto che lui adesso unisce i piedi, quindi qual è il vantaggio di unire i piedi? Che perde un po' in controllo, ma sicuramente prende più velocità. Infatti, credo che, non so, Andrea avrà notato, portando nei tornei, di quanto è migliorato. Soprattutto a livello di velocità di palla, il servizio viaggia più veloce e anche discorso di percentuale. Quest'inverno lui ha avuto due obiettivi, quello del cambio del servizio e la distanza dalla palla col diritto. Il discorso della mano sinistra deve fare quello, deve essere un po' più pochettino più bassa, la sta facendo e lo possiamo anche vedere da dietro. E la mano è più bassa e lui la distanza ce l'hai qua dal corpo. Adesso stiamo andando al centro di Bordighera a un bar, si chiama Buga Buga, a prenderci un piccolo aperitivo. Siamo noi due che viviamo insieme, e, vabbè, voi due, poi c'è Massimo Sartori, voi prenderete un spritz, non lo so, io prendo una coca, anche io, anche lui, quindi molto, molto tranquillo. Ci divertiamo molto, ma proviamo a tenere la casa molto in ordine. C'è Simone che è molto attaccato a questo e noi un po' tralasciamo a volte, non so, lavare i piatti, ogni tanto facciamo fatica nella pausa pranzo, però ci proviamo a lavarli anche nella pausa pranzo. Abbiamo fatto questo aperitivo, ormai è buio, quindi è tempo di andare a casa a riposarsi, se no domani non ci alziamo più. Qual è il tuo sogno più grande, il desiderio più grande da tennista? Sarai soddisfatto se? Se divento numero uno al mondo e di continuare di essere felice quando sono in campo da tennis.